buonasera, bentornati ad Azzurro Weymouth qui da casa Seili. Questo è il night show della vigilia, la vigilia della grande giornata di domani. Domani 9 agosto, la medal race della classe 4,70 maschile, dove arriviamo da grandi protagonisti, un quarto posto a soli 3 punti dal podio. E questo, Alberto, sì, il momento clou dell'Olimpiade Azzurra. Sì. Ormai siamo arrivati a Red Razione. Io ho detto, si comincia a vedere nel porto carrelli, barche montate, gente che comincia a partire. Diciamo che il piazzale si sta un po' svuotando. C'è quasi una certa malinconia da evento che sta andando a finire, ma dall'altra parte si arriva al climax per quanto ci riguarda, perché siamo proprio alle due medal race conclusive, quelle dove ancora ci giochiamo matematicamente le medaglie. Allora, questo night show è diviso in due parti, una parte di notizie e commenti, perché ci sono state anche delle regate oggi importanti, e una parte invece proprio di questa vigilia della medal race del 470 di Zandonà e Zucchetti. Partiamo, Alberto, da quello che è accaduto in acqua. Oggi c'è stata la medal race dei 49ers, si è chiusa l'Olimpiade della classe acrobatica, medaglie già in parte assegnate, quella d'oro agli australiani, quella d'argento ai neozelandesi. Per il bronzo c'è stata una bella battaglia nella medal race, abbastanza emozionante, dove alla fine l'hanno spuntata i danesi, Norregard. Quando vediamo Danimarca su un 49er trasaliamo sempre un po', pensando alla disgraziata medal race di Qingdao nel 2008, che vide sfortunatissimi protagonisti di Sibello. Comunque, onore al merito di questa scuola danese del 49er e soprattutto onore al merito ai nostri azzurri, Alberto, Peppe Angelella e Gianfranco Sibello, che hanno concluso questa Olimpiade con un 8° posto nella medal race, confermando il 9° posto finale. Insomma, sono tra i 9 più forti velisti del 49er a livello olimpico, quindi veramente bisogna dire che anche in Italia le cose funzionano bene da questo punto di vista. Hanno anche vinto una prova olimpica. Hanno anche, bravissimo, vinto una prova. Noi siamo naturalmente andati a parlare con Giuseppe Angilella e Gianfranco Sibello nel dopo regata e sentire subito a caldo le loro sensazioni. Sentiamo cosa ci hanno detto. Allora, ragazzi, complimenti, 9° posto finale, 8° nella medal, com'è stata? No, è stata una regata alla fine gestita bene, perché avevamo soltanto da perdere, avevamo lo svedese 3 punti dietro e il portoghese 12 punti avanti, quindi una volta girata la boa di Bolina in quinta posizione ci siamo soltanto guardati le spalle dal ritorno dello svedese e null'altro. Chiaramente chiudiamo un'Olimpiade che ci soddisfa appieno, perché per come l'abbiamo potuta preparare non ci si poteva chiedere di più, penso. Io direi anche, insomma, che come hai visto i risultati finali, anche il podio, gli avversari, che Olimpiade è stata? Vabbè, da parte dell'australiano un'Olimpiade che ci aspettavamo, neozelandese sapevamo che poteva fare una regata del genere, e poi invece oggi la lotta per il podio, i danesi riescono sempre a ciuffare il podio a medal race, e niente, una bella lotta. Mi dispiace per i nostri amici francesi che ancora una volta non riescono a far podio, hanno già perso quest'anno alla medal race il 3° posto mondiale, finendo quarti, e anche oggi non sono riusciti a ciuffare il bronzo. Insomma, un po' di sorprese ci sono state, gli spagnoli fuori dalla medal, i francesi che non hanno preso il bronzo, gli stessi inglesi che ci avevano tutto il pubblico. Per gli inglesi non era facile, noi abbiamo girato la bodybolina quinti, loro mi sembra che fossero secondi, abbiamo sentito un boato dalla tribuna e sinceramente deve essere una pressione enorme essere in quella posizione, non è facile. Questo fatto dei danesi, questo Norregard, cioè 4 anni fa vinse l'oro Warrer, adesso Norregard, cioè, ma li sforrano, c'è una fabbrica, come funziona? Lo dico anche a Peppe, che a questo punto pensa già a Rio 2016. No, sicuramente hanno un bel gruppo di velisti che si allenano insieme da 4 anni, sono cresciuti tanto come squadra e sicuramente hanno dei giovani validi anche per Rio, e adesso ci facciamo un pensierino anche noi e vediamo che succederà per il futuro. Niente, però noi in Italia dovremmo imparare un po' da questi paesi, come lavorano anche con i giovani, come riescono a lavorare soprattutto tutti insieme, 4-5 barche in tutte le classi. Noi di solito non riusciamo a fare così per, diciamo, motivi extra sportivi, non lo so. Diciamo che da 20 anni i forti cercano di rimanere forti loro e di non far crescere i giovani, cosa che fortunatamente, e mi consta personalmente, nel 49er non c'è stata, tanto che io e Pietro Zucchetti siamo cresciuti tantissimo allenandoci con Pietro e Gianfranco, e la riprova è che siamo ancora qui dopo tanti anni.
Bene, avete sentito quindi i nostri bravi Angilella e Gianfranco Sibello. Alberto, adesso c'è da parlare anche delle due regate importantissime, le ultime due regate sì. di qualifica del 470 femminile. Giulia e Giovanna, come sono andate? Giulia e Giovanna oggi hanno fatto due regate, sono andate meglio di ieri, per fortuna è stata una giornata abbastanza combattuta, due regate con poco vento, con un vento che saltava moltissimo, comunque hanno chiuso al sesto e settimo posto e adesso sono settime. Sono settime a 17 punti dal bronzo, insomma... Domani ci vorrebbe veramente un miracolo per arrivare a questa medaglia. Dopo domani, perché loro la fanno. Sì, dopo domani certo, ci vorrebbe sì, sì, sì. Veramente un miracolo per arrivare alla medaglia. I miracoli ogni tanto accadono, quindi noi non possiamo fare altro che sperare, Fabio, che questo miracolo accada ogni tanto. E loro stesse per primo, devo dire, che hanno usato questo tuo termine. Infatti sentiamo cosa ci hanno detto in banchina nella zona mista al rientro dal mare. Diciamo che alla body pop siamo arrivate completamente tappate. La cinese è riuscita a strambare quel secondo prima di noi dopo la body bolina e è riuscita a rimanere con l'aria libera, noi abbiamo fatto tutta la puffa coperte. Forse dovevamo strambare quell'attimo prima perché sapevamo che c'era più pressione sulla parte destra del campo, però siamo arrivate tutte quante insieme al gate sotto e poi il primo pezzo della seconda bolina ci hanno virato sulle vele un paio di volte non permettendoci di andare a destra e lì insomma, abbiamo perso tantissimo e poi abbiamo recuperato molto, però non è stato sufficiente. La seconda regata invece convinta ancora della destra, dopo che tutta la prima regata è andata a destra, prima bolina sono entrate tutte da sinistra, quindi anche lì dopo di nuovo a recuperare punto su punto, però... L'ultima bolina di nuovo è entrata questa pressione a sinistra che eravamo andate a prendere all'inizio, poi però vedevamo che ritornava il vento a destra, vedevamo l'australiana che era prima che aveva comunque vento destro, quindi abbiamo tenuto la destra del campo e invece ci sono scappate due o tre barche, tra cui la francese e l'olandese proprio da sinistra. Cioè, non è finita la regata, manca ancora una prova e vale doppio, quindi vabbè, 17 punti. Beh, lei deve fare ultima, lei deve fare penultima e questa qui deve fare medaglia nel medaglio, è veramente una, cioè, un miracolo, come il miracolo dello svedese. Sì, in effetti Fabio, anche Giulia e Giovanna parlano di una medal race miracolosa per tentare l'assalto al bronzo. Ed è giusto così, è giusto che sia così. Siamo nel massimo dello sport, amici, all'Olimpiade, questa è la vela olimpica e siamo oggi, come ho detto, concludiamo questo night show parlando di questa vigilia, una vigilia importante perché domani medal race, caccia al bronzo per Gabrio Zandonà e Pietro Zucchetti. Sono solo a 3 punti da un equipaggio argentino, Omar Calabrese e Oscar De La Fuente. 3 punti significa che devono fare praticamente la regata sugli argentini. Si parla già, senza mezzi termini, di match race, perché naturalmente non basta arrivare solo davanti agli argentini, devono mettere almeno una barca tra loro e gli argentini, quindi è una match race piuttosto articolata. Oggi nella vigilia Gabrio e Pietro si sono anche intrattenuti, hanno fatto una riunione con il rules advisor, l'esperto di regolamento di match race che c'è nella squadra italiana, che è Roberto Ferrarese. Stanno arrivando degli italiani, ci saranno degli italiani in tribuna, arriveranno dei giornalisti da Londra, dal Main Press Center, che ci hanno già chiamato, ci hanno telefonato, insomma cresce l'attesa sì. per questa veramente, amici, possibile, possibilissima e lasciatemelo dire anche francamente strameritata sì. e stradesiderata medaglia olimpica per il 470 di Gabrio e Pietro. Vediamo insieme qualche momento di questa vigilia che noi siamo andati a cogliere con le nostre telecamere.
io mi allargo qua e lui gli do spazio. Una volta okay. Passato. Arriviamo tutte e due sulle stesse mura e io vado alto, lo faccio entrare e qua strambo. Allora Alberto, abbiamo visto, sì, si sta vivendo veramente una vigilia, devo dire anche tranquilla. Sì, molto tranquilla. Noi siamo forse più preoccupati, agitati noi da tifosi, da appassionati, da sì. Cantori di queste gesta, di questi atleti straordinari che sono i nostri velisti. Però insomma loro invece sono tranquilli, molto. Sono concentrati, sanno di poter fare quello che devono fare, anche il tecnico Luca De Pedrini che li sta seguendo è altrettanto sereno, diciamo, del lavoro svolto. Diciamo anche una cosa, Seili, noi comunque Azzurro, Weymouth, Alberto saremo presenti a questa medal race in forze, perché saremo presenti sia in acqua sulle barche stampa e sia nel pubblico, sì. Andremo nel pubblico, seguiremo insieme agli italiani, ai tifosi, vediamo insomma di seguire questa medal race, quindi state con noi soprattutto domani per la puntata del night show di domani, perché naturalmente sarà molto importante. Grazie ancora, questo è Azzurro, Weymouth, saluti. Ciao. A voi.